Benvenuti amici di Android Blog al confronto in casa tra LG G-Pad 8.3, tablet dall'ottimo rapporto qualità-prezzo della generazione 2013, e LG G-Pad 8.0 generazione 2014, che ha subito un taglio nel prezzo ma anche nella scheda tecnica. Scopriremo nella recensione quali sono le differenze sostanziali nell'utilizzo di questi due tablet. Io vi ricordo che cliccando sul link qua sotto, ma anche in descrizione nel video, potete andare direttamente alle conclusioni finali del video, dove verranno tirate un po' le somme per quanto riguarda l'acquisto dell'uno o dell'altro modello. A me non resta che augurarvi una buona visione. Eccoci dunque in compagnia di questi due G-Pad. Io vi ricordo di andarvi a leggere le rispettive recensioni, di cui avete i link qua sotto in descrizione, per avere tutte le informazioni per quanto riguarda le caratteristiche tecniche e dimensionali più precise, che non sto a ripetere perché qua vogliamo vedere solo come funzionano messi uno a fianco all'altro. Io vi faccio vedere solo a livello qualitativo com'è lo spessore, leggermente a favore per G-Pad 8.3, come sono posizionati i tasti, praticamente nello stesso modo. Anche a livello superiore abbiamo le due espansioni qua in alto, l'RDA per il telecomando, che è qui sull'8.0, il microfono, che però è messo in posizione più furba qua sull'8.0, è invece qua sotto sul 8.3 e viene un po' otturato quando e se andremo a fare dei video, cosa spero abbastanza rara per un tablet. Lato sinistro pulito. E per quanto riguarda invece la posizione della fotocamera, anche differente, centrale su 8.0, qua in alto, anche qui in posizione un po' meno furba, su 8.3. Per quanto riguarda i posteriori, ve li faccio vedere. Questa gommatura opaca sull'8.0 abbastanza piacevole, ma l'alluminio dell'8.3 è decisamente un piano superiore. Posizione differente anche per le casse, le due casse stereo qua, che hanno un buon effetto di stereofonia quando teniamo il tablet in the landscape. Invece i fori per le due casse qui, anche se, come avrete visto nella recensione, il sospetto che non siano stereo ci è venuto, perché qua viene tappandosi e ovatta molto di più il suono che tappando quest'altra cassa. Ok, queste più o meno le caratteristiche fisiche a confronto. Ovviamente USB per entrambi, micro USB sotto, e qua abbiamo anche il sensore di luminosità, cosa non presente sulla versione di quest'anno per quanto riguarda il G-Pad. Per quanto riguarda l'ergonomia, ancora l'8.3 può essere tenuto come una mano sola, ma gli 0,3 pollici in meno rendono l'ergonomia un po' migliore sull'8.0 di quest'anno. Vi parlo anche di batterie, e intanto vi dico che le camere sono entrambi da 5 megapixel sul posteriore. E vi parlo di batterie: 4300 sul G-Pad 8.0, 4600 se non ricordo male sull'8.3. Intanto che si accendono con il tasto qui posto lateralmente, vi posso dire che l'autonomia, nonostante l'amperaggio un po' più basso, è a lieve vantaggio del modello di quest'anno, quindi dell'8.0, perché probabilmente il display più piccolo e meno risoluto e processore meno potente fanno in modo che proprio durante l'uso il consumo, parità di utilizzo, sia inferiore su questo 8.0. Però comunque un'autonomia buona per entrambi. Qua facciamo un giorno e mezzo di uso intenso, qua cioè di uso medio, scusatemi, e qua facciamo invece praticamente i due giorni di uso medio. Comunque a fine giornata di uso intenso ci arrivano abbondantemente tutti e due. Diciamo che si può quantificare in un'ora in meno di utilizzo per quanto riguarda quella dell'8.3. Ottima la costruzione per entrambi, i materiali ve li ho già detti. Un breve riepilogo delle caratteristiche tecniche: Snapdragon 600 su 8.3, Snapdragon 400 su 8.0, 2 giga di RAM, 1 giga di RAM. Queste più o meno le caratteristiche principali. Wi-Fi ABGN dual band per entrambi, se non ricordo male. Comunque eventualmente, se mi sbagliassi, metterò delle correzioni. L'8.0 però è presente anche in versione LTE, non è quella che abbiamo noi,
al costo di 249 euro, cosa che mi sembra sia arrivato solo in America con la versione con connettività LTE dell'8.3. Il display vado a accendere il tablet, vado sul mio account così potete già vedere anche il multi account, potete vedere invece qua come ho settato solo l'account singolo. Ok, doppio tap, vediamo di, siccome la luminosità ambientale forse lo consente, vediamo di posizionare, vedete lo spunta per l'automatico, la luminosità massima su entrambi, che è decisamente paragonabile. Il display però ha la differenza sostanziale della risoluzione perché abbiamo un HD 1280x800 pixel sull'8.0, un Full HD 1920x1080 pixel sull'8.3. Per quanto riguarda i colori, invece sono davvero molto buoni entrambi. Andiamo a vedere la nostra app di test. Intanto, se riesco a aprire le cose in contemporanea, anche il punto di bianco è decisamente paragonabile, forse un pochettino sul giallognolo, quello di sinistra, non so se la telecamera vedrà, invece un po' più freddo quello di destra. Pixel, allora qui si vedono avvicinandoci davvero molto molto alla videocamera, e qui si vedono invece a distanze un po' inferiori, si vede proprio le scritte come sono e meno nitide le scritte piccole. Quindi non è che questo sia un problema sostanziale in un tablet da 8 pollici nell'uso quotidiano, però la differenza obiettivamente si vede. Vi faccio vedere anche un po' a livello di colori, ve ne ho già parlato prima, sono andato fuori da tutte e due, in realtà volevo semplicemente cambiare menu. Eccoci qua, andiamo a vedere le foto nel mondo reale, spero che riusciate a vederli in entrambi i dispositivi. Andiamo a scorrere un pochino. Io vi dico che visivamente, guardate questa che è forse la più rappresentativa, non ci sono particolari differenze se non proprio nella nitidezza di immagine. Anche i neri sono abbastanza buoni per entrambi, con la possibilità di settare il sensore di luminosità qua, che lavora comunque abbastanza bene sull'8.3, lavoro che dovremmo fare manualmente sull'8.0, ma che comunque non è un problema molto sentito su un tablet, più che forse meno che su uno smartphone. Proviamo a tornare alla home per entrambi, andiamo a girare di nuovo l'interfaccia che, come vedete, ruota su entrambi i dispositivi, doppio tap per il risveglio presente su entrambi i dispositivi, no code presente su entrambi i dispositivi. Andiamo ora a vedere la parte mail, entriamo nel client mail di entrambi, rete non connessa qua, lo vado subito a connettere, me ne scuso perché non avevo attivato il wifi di default, voglio solo controllare che si attacchino alla stessa rete. Qua non avevo salvato la seconda rete di casa, lo faccio subito, mi scuso di questa attesa. Così possiamo anche apprezzare il tempo di connessione dell'altro tablet. Vi stavo parlando comunque di ricezione wifi, che è davvero ottima per entrambi. Adesso vedete da un'attacchetta in meno sull'8.3, ma vi dico che comunque nell'uso quotidiano non si sente questa differenza, perché volevo andare sul client email. Adesso dovremmo essere connessi, entriamo nel client per entrambi i dispositivi, proviamo a aprire la stessa email, non ce la farò mai perché ovviamente mi prende sempre in giro aggiornandosi nel momento in cui io vado a tappare sulla mail. Ecco fatto, possiamo vedere come vi sia il pinch out per entrambi e come la reattività sia comunque molto molto simile in tutte le operazioni. Guardate i testi piccoli, come vedete qua è decisamente più nitido, però vedo se riesco ad arrivare allo stesso livello di zoom, però comunque, ripeto, non si hanno particolari problemi di risoluzione anche sull'8.0, nonostante, se non forse come piacevolezza di vista, ecco, diciamo sono gusti personali. Comunque, client mail che funziona bene, non ci sono le gesture di KitKat, però come avete visto c'è il pinch out. Mettendo in landscape, scusate, i due tablet, abbiamo la visualizzazione splittata su entrambi i dispositivi, quindi assolutamente la stessa produttività a livello di parte mail. Andiamo ora a parlare di browser web, andiamo sul browser stock per entrambi, io cerco come al solito di farvi vedere tutto abbastanza in contemporanea, proviamo a cercare il nostro sito
da questa parte. Ecco fatto. Intanto potete vedere anche la tastiera, ve ne parlo un pochino quando andiamo sulla prova di testo. Ok, proviamo a cliccare allo stesso istante, come al solito penso che non ce la farò mai, per vedere i tempi di caricamento. Ovviamente il router dà anche delle priorità diverse a livello di caricamento, in questo caso arriva prima il modello di quest'anno. Non, sinceramente non ci vedo questa gran differenza poi nell'uso quotidiano, però c'è da dire che a livello di browser questo della nuova interfaccia che abbiamo imparato a conoscere su G3 e presente sul Tab 8.0 regala una fluidità leggermente maggiore. Poi lo Snapdragon 400 è un processore che davvero rende molto molto bene. Andiamo sullo stesso articolo, ce l'ho fatta di nuovo a cliccare in contemporanea. Come potete vedere, non vi sono in questo caso particolari differenze. Vi faccio vedere come è differente invece la risoluzione a livello di scritte. Il doppio tap non reimpagina. Allora, le tastiere le avete già viste più o meno in breve prima, si possono splittare entrambi con un gesto, vedete, si possono riunire con un gesto, io provo a scrivere sul campo di testo con uno e con l'altro. Ecco fatto, come possiamo vedere non vi sono problemi di movimento per quanto riguarda l'8.0, non vi sono problemi di movimento neanche per quanto riguarda l'8.3. Andiamo a vedere su un sito ancora più pesante, quello del Corriere della Sera. Eccolo là. Eccolo qua, voglio vedere se ho settato la modalità desktop. No, allora, modalità desktop settando qua, invece nell'interfaccia vecchia, tra virgolette, di LG abbiamo la modalità, il tasto opzioni qua in basso e non i tre pallini. Ok, ritorno su il Corriere per entrambi, provo a fare il tap nello stesso istante, forse ce l'ho fatta. Vedete, giudicate comunque ancora voi i tempi di caricamento, vediamo se riusciamo già a muoverci, direi di sì. C'è sempre questo minimo di meno fluidità sull'8.3, cosa strana visto comunque il processore molto più potente, però insomma sono davvero piccolezze. Guardate come seguono bene le nostre dita, entrambi i tablet. Adesso che si è caricato tutto, torniamo pure alla home. Avete visto come si chiude più velocemente l'8.3. Parliamo velocissimamente di fotocamera, vi faccio semplicemente vedere l'interfaccia. Questa è quella vecchia di LG con i vari modi d'uso e le impostazioni, risoluzione massima dei video sull'8.3, che è, se non ricordo male, la Full HD, come potete vedere, 30 frame per secondo con lo switch tramite cursore, mentre sull'8.0 abbiamo la nuova interfaccia che è vista su G3 con i tasti qua e pochissime impostazioni. Vi invito comunque ad andare a vedere le rispettive recensioni. Possiamo anche fare i selfie con il gesto quando utilizzeremo la fotocamera frontale. Vi parlo ancora velocissimamente di foto. Ma in realtà non ho tanto da dirvi perché comunque caricherò il confronto fotografico sulla pagina della recensione del Versus che avete qua in descrizione. Vi dico che comunque non, le due fotocamere non sono un granché per entrambi, soffrono molto con bassa luce, non vanno usate di notte perché non si vedrebbe nulla. Insomma, reparto fotografico che non è migliorato sull'8.0 e che già non era altissimo sull'8.3, ma comunque sempre di tablet stiamo parlando, solo sentire dire selfie con gesto su un tablet mi viene già l'orticaria. Vabbè, a parte questo, andatevi, ripeto, a vedere le foto. I video invece vengono obiettivamente meglio sull'8.3, esempio sulla pagina della recensione.
Per quanto riguarda invece il reparto, di cosa viene letto da questo dispositivo? Intanto mi scuso se prima non avevo gli esempi delle fotografie sull'8.3, ma li ho scaricati sul computer, evidentemente li ho per sbaglio tagliati dalla memoria e quindi non sono più visibili, ma comunque è d'obbligo andare a leggere le recensioni. MKV che parte con audio per entrambi i dispositivi. L'audio lo sentiremo poi non mischiato successivamente, però sull'8.3 partono i DVX con audio AC3. Adesso se riesco a farlo partire, cosa sta succedendo? Ho cliccato io per sbaglio il tasto per lo standby, sentite l'audio, e mentre lo stesso video sull'8.0 parte senza audio. Ecco fatto. Vi faccio vedere brevemente anche l'MP4, solo per vedere ancora una volta le differenze di display. Ritorno quindi sulla galleria. Ecco fatto, dovrebbe essere questo qua, proviamo a farlo partire in contemporanea, ovviamente non ce l'ho fatta perché ho cliccato sulla... Comunque valutate voi le differenze di colori, in realtà vi dico che non ve ne sono quasi nonostante il display abbia costruzione differente. Ok, già è difficile giostrarsi con due telefoni, figuriamoci con due tablet da 8 pollici, mi scuso di questo. Vorrei andare nel multitasking da questa parte, multitasking da quest'altra, per farvi vedere le differenze. Qua non abbiamo tipo di impostazioni, qua in teoria, no, non la presa dal G3, la caratteristica dello zoom nel multitasking. Comunque chiudiamo tutto per e fare la prova di gaming a parità di applicazione aperte e poi clicchiamo sull'icona del nostro Real Racing. Spero di essere riuscito a farlo in contemporanea. Comincio a girare i tablet. Aspettiamo i tempi di caricamento, che sono in realtà più simili di quanto ci aspettiamo. Ah, in realtà arriva, guardate, prima l'8.0, quindi questo tablet, vi comincio a anticipare, nell'uso quotidiano poi alla fine non è assolutamente inferiore a livello di velocità generale rispetto a quello dell'anno in corso. Questo tempo di caricamento sull'8.3 mi sembra un filo anomalo. Però niente, gli diamo il dovuto tempo, però guardate il livello di dettaglio com'è superiore sull'8.3. Non riuscirò mai a fare la prova in contemporanea, ci provo. Giusto, potete vedere la cartellonistica sul lato sinistro per vedere la velocità, adesso si sentirà un audio assurdo. Ok, niente, e come avete visto non ce lo faccio a andare in contemporanea, allora usciamo così cerchiamo di sentire e vediamo di ricapire quello che sto pensando, perché non riuscivo a sentire neanche i miei pensieri. Vi dico che la piacevolezza d'uso è buona per entrambi, più fluido l'8.0, più dettagli e comunque sempre fluido l'8.3. Comparto audio un filo meglio, lo sentiremo sull'8.3. Vi faccio vedere brevemente le impostazioni qui come sono suddivise, andiamo a vedere anche subito le informazioni sul software. Abbiamo per entrambi la 4.4.2 di Android, cambia solo l'interfaccia sull'8.0 di quest'anno. Abbiamo il dual Windows sull'8.0 sempre di quest'anno.
Per quanto riguarda le altre impostazioni, sono pressoché le medesime, anche la possibilità di usare una quick cover qua sull'8.0 e anche un po' nascosta qui sull'8.3. Se volete altre informazioni sulle impostazioni, fatecelo sapere, io vado un pochettino più di corsa, anzi no, un'altra cosa che volevo farvi vedere, tra l'altro avete anche apprezzato la differenza del layout della tendina delle notifiche, un'altra cosa che volevo farvi paragonare è lo spazio in memoria, se vado a trovarlo per entrambi, eccolo qua. Abbiamo disponibile 11.4 totali, mentre sull'8.3 abbiamo un 5,8 di varie, non abbiamo la dimensione totale che è comunque di 16 giga. Entrambi possono montare la scheda SD e entrambi supportano l'USB on the go. Queste quindi le informazioni principali, mentre le personalizzazioni del software le conosciamo ormai, sono quelle classiche di LG. Qua va un po' a preferenza l'interfaccia portata su questa nuova generazione, a me piace davvero davvero tanto ed ha avuto anche dei riconoscimenti di premi questa nuova interfaccia di LG, che è un valore comunque aggiunto. Ok, dopo la parte software vi parlo della parte musicale, scusatemi. Partiamo ora con il lettore musicale che ho il Play Music da questo lato, mentre l'app musica da quest'altro. Partiamo subito con l'8.3. Ok, chiudo la musica che ho erroneamente lasciato aperta e vi dico che il comparto sonoro è buono, assolutamente buono. Andiamo ora qua nella nostra stessa canzone su quest'altro tab. Vedete quello che vi dicevo? Il volume era già al massimo. Pressione sonora che è migliore su 8.3 e comunque comparto audio in generale che vede supremazia della versione dello scorso anno. Queste più o meno le caratteristiche principali e le principali differenze dell'uso quotidiano di questi due tablet. Adesso vi lascio alle conclusioni del video. Cosa dire quindi di questi due G-Pad? Allora, partiamo dal prezzo. Di listino in origine era 299 € per quanto riguarda l'8.3, parte invece da 199 € l'8.0. Il rapporto qualità-prezzo è buono per entrambi, ma attualmente online questo 8.3 si trova circa a una sessantina di euro in meno rispetto all'8.0. E obiettivamente, visto la scheda tecnica superiore, anche se l'uso quotidiano non è così differente, display a parte, lì sì la differenza si vede, e anche dicevo, se l'uso quotidiano non è così differente, il rapporto qualità-prezzo è comunque migliore sull'8.3, soprattutto alla luce anche del comparto audio. Anche a livello di materiali, l'8.3 è decisamente un passo sopra a questo 8.0. L'8.0 invece vince per ergonomia, che risulta un pochettino migliore grazie alle dimensioni più compatte, e vince anche un filo per autonomia, nonostante l'amperaggio inferiore. Quale scegliere quindi tra questi due tablet? Beh, dipende molto dalle vostre esigenze, perché se volete un tablet portatile con una buona autonomia e comunque con una discreta esperienza d'utilizzo, potete anche risparmiare e puntare su questo 8.0. Se invece volete un tablet dell'ottimo rapporto qualità-prezzo e con delle caratteristiche tecniche decisamente superiori, magari potete spendere questi 60 € in più per aggiudicarvi l'8.3. Come al solito, scegliete in base alle vostre esigenze, in base a quello che voi pensate di dover fare con
questo dispositivo, con questa tipologia di dispositivi. Fateci sapere in un commento qual è la vostra scelta e soprattutto il perché. Io vi ricordo di andarvi a rileggere le rispettive recensioni dei due tablet e anche l'articolo riassuntivo del Versus, di cui avete tutti i link qua sotto in descrizione. Vi ringrazio per aver seguito questo video, vi invito a lasciarci un like e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, a condividere il video. Per adesso è tutto, un saluto da Alessio per androidblog.it.